Buonasera gentili telespettatori, bentornati su Caffè 24, il nostro appuntamento quotidiano con l'informazione sportiva. Oggi vogliamo cominciare mostrandovi le immagini di quanto è accaduto ieri a Fano, nelle Marche, con i biancoscudati Padova che sono incappati nei sedicesimi di Coppa Italia Dilettanti nella prima sconfitta stagionale dopo 9 vittorie consecutive. Andiamo a vedere allora gli highlights di Fano-Padova 1-0. È un Padova completamente ridisegnato, quello che a Fano affronta l'Alma Juventus nei sedicesimi di Coppa Italia. Partono bene i marchigiani. Al quarto questa occasione per Sartori, che non approfitta del pasticcio fra Thomas e Dionisi, para l'esordiente Ciccioni. Al 19° sulla punizione di Segato sbuca Russo dietro i difensori. È bravo Ginestra a distendersi sulla sinistra, poi libera la difesa dell'Alma Juventus Fano. Prima occasione per il Padova. Russo poi diventa involontario protagonista al 40° quando atterra Sartori all'ingresso in area per l'arbitro Carella di Bari, e calcio di rigore dal dischetto va Sivilla, pallone a destra, portiere a sinistra. Il Fano è in vantaggio sul finire del primo tempo, 1-0 per la squadra marchigiana, ma fatale l'ingenuità di Jenny Russo sul versante di sinistra, autore del calcio di rigore su Sartori. Parlato ridisegna il suo Padova nella ripresa. Padova che ci prova al 19° con la girata di Montinaro, poi Mattin prova di testa. Bravo Ginestra in entrambe le occasioni a far suo il pallone. Ancora il Padova 41esimo, Dionisi va via sulla destra, il pallone al centro, c'è Aperi che prova la sponda, è un rigore in movimento per Mattin che però con il destro ciabatta il tiro colpisce praticamente di esterno, la palla finisce all'alto. Ultimi assalti per la squadra di Parlato, non bastano nemmeno 4 minuti e mezzo di recupero. L'Alma Juventus Fano porta a casa la vittoria e il passaggio agli ottavi di Coppa Italia Dilettanti. Il Padova va a casa, la prima sconfitta stagionale per la squadra di Carmine Parlato. E allora dunque, Padova sconfitto per la prima volta in stagione, ma che guarda già alla super sfida di domenica in casa contro il Belluno. Si sfideranno alle 15 allo Stadio Eugganeo le prime due della classe nel girone C, le uniche due imbattute di tutta la Serie D, le uniche due a punteggio pieno addirittura di tutta la Serie D. E quindi andiamo a sentire anche cosa dice il presidente Bergamin, perché come sapete bene ci sarà al pubblico probabilmente delle grandi occasioni all'Euganeo, un Euganeo però che adesso è sotto osservazione per le intemperanze dei suoi tifosi e che rischia in futuro anche di vedersi chiudere le porte. Andiamo a sentire il presidente cosa ne pensa. Presidente Bergamin, Padova adesso è ancora più sotto osservazione. Sì, ho visto anch'io, diciamo, andiamo sempre in una zona più vicina al pericolo. Mi auguro che questo si capisca da parte dei tifosi, voglio dire specialmente quelli che in qualche maniera hanno perso anche domenica il controllo della situazione, perché evidentemente, a parte di essere sotto osservazione, siamo anche... cioè, queste cose non devono essere fatte e mi auguro che la gente lo capisca, in particolare, diciamo, quelli che si sono permessi di fare questo tipo di azioni, che si rendano conto che sono soltanto dei danni che provocano e in più, al di là della sospensione della pena, diciamo, però la prossima volta sicuramente sarà una mazzata che farà male a tutti, non solo alla società, ma anche ai tifosi stessi. Perché il gesto a Fontana Fredda è stato probabilmente di un isolato tifoso o di un isolato gruppo di tifosi. Sarebbe un peccato che a pagare fossero tutti. Sì, alla fine succederà questo se non ci diamo appunto questa regolata, perché io non lo so, in mezzo a tanti se non si riesce a controllare due o tre persone. Credo che bisogna fare più attenzione anche a chi in qualche modo gestisce questo gruppo di tifosi. Vabbè, l'effetto, diciamo, scenico che fanno è un danno che automaticamente viene creato. Non è la prima volta, è la seconda volta. Mi auguro che non ci sia una terza volta, perché sennò non ne veniamo fuori, non ci capiamo, voglio dire, perché mi sembra che le cose siano chiare, i regolamenti siano chiari, che giustificazioni non ce ne possano essere, pertanto diamoci una regolata e che non succeda più, insomma, a partire da domenica e anche dalla successiva trasferta. Ma la società in questa situazione, secondo lei, cosa può fare? Può solo assistere agli eventi? Ce lo siamo chiesto proprio venendo qua in macchina, diciamo, anche con l'amministratore delegato,
E stiamo chiedendoci anche noi cosa possiamo fare di più. Ci stiamo pensando, vediamo un attimino se qualche provvedimento può essere preso anche da parte nostra nei confronti, ma almeno un confronto, qualcosa del genere, per capirci bene, perché sembra che a Padova, possa succedere e non debba succedere niente di penalizzante, invece non è così, purtroppo. Il regolamento parla chiaro, il giudice non è transigente su queste cose, prima, seconda volta, e credo che non ce ne possa essere una terza. Quindi lei si sente solo di fare un appello adesso? In questo momento si può fare solo un appello, prendere dei provvedimenti di carattere, ne parleremo un pochettino anche con i responsabili della Digos per vedere se si può trasportare anche all'esterno un controllo di un certo tipo, perché a sto punto qua qualcosa bisogna fare, cercheremo di capire quello che si può fare da parte nostra. Ma se non c'è da parte dei tifosi, in particolare di questi pochi che manifestano in questo modo la loro affezione alla società, mi sembra che non vada bene. Ecco. In chiusura lasciamo Padova, ci trasferiamo a Verona per andare a vedere come è andata nel calcio femminile la seconda giornata di Serie A per la squadra della GSM Verona impegnata in casa contro il Como. Vediamo. Debutto casalingo contro il Como per le ragazze di EGSM Verona nella seconda giornata del massimo campionato. Mister Longega può finalmente schierare la squadra al gran completo con il rientro della nazionale svizzera Sandy Mendri. Le gialloblu partono subito in avanti e la prima conclusione arriva su calcio piazzato con Patrizia Panico che impegna la numero uno l'Ariana. Veronesi vicine al vantaggio con Di Criscio che da due passi si fa respingere la conclusione in mischia. La partita si sblocca al 20° quando Capitan Gabbiadini viene vistosamente atterrata in area da Cannone. Calcio di rigore che viene trasformato con freddezza dalla stessa numero 8 Scaligera. Trascorre solamente un minuto e le veronesi raddoppiano con la magia di Tatiana Bonetti che riceve da Gabbiadini, salta Cortesi con un numero e deposita in rete. Prima della mezz'ora AGSM Verona chiude virtualmente il match con il terzo gol frutto di una sfortunata autorete di Fusetti sul cross di Melania Gabbiadini. Il Como subisce la veemenza delle scaligere smaniose di ottenere la vittoria davanti al proprio pubblico e al 38° arriva la rete della Quaterna con Patrizia Panico che riceve da Mendli, entra in area, punta Fusetti e insacca. Squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo praticamente perfetto da parte delle ragazze allenate da Renato Longega, che per la ripresa manda in campo la giovane Gelmetti in sostituzione di Salvai. Il secondo tempo si apre nel peggiore dei modi per le lombarde, che subiscono il secondo calcio di rigore della giornata per un fallo di mano della Fusetti su cross dalla sinistra di Bonetti. Capitan Gabbiadini dagli 11 metri non fallisce la trasformazione. Clamorosa la traversa colta dalla neoentrata Gelmetti ad un passo dalla linea di porta e sul rovesciamento di fronte il Como non sfrutta la possibilità di andare in gol con Mazzola che spara malamente a lato. Non fallisce l'appuntamento con il gol Patrizia Panico che mette in fondo al sacco la sesta rete gialloblu su assist di un'immensa Tatiana Bonetti, brava a saltare i difensori ospiti e a trovare il passaggio smarcante. Con una prestazione convincente, le ragazze di AGSM Verona si impongono sul Como con un eloquente 6-0 e lanciano un preciso segnale alle avversarie. Per la corsa al vertice ci sono anche le gialloblu. Sabato prossimo Gabbiadini e compagne saranno attese sul campo del Pordenone. Prima di chiudere, come sempre, cediamo la linea alla redazione di Portogruaro per le notizie sportive dal Veneto orientale. Grazie, bentrovati dalla redazione del Veneto orientale. L'importanza del mister nel settore giovanile è il titolo di una serata confronto con il mental coach Simone Teso, aperto agli allenatori del settore giovanile e non solo, organizzata dall'AIAC Pordenone. La serata in oggetto si terrà a San Giorgio della Richinvelda presso il campo sportivo della SD Gravis alle ore 20:30 di lunedì 20 ottobre. Restiamo in tema di calcio, ma parliamo di quello femminile con il Portogruaro che sta vivendo un momento altamente positivo. Intervista con Mr. Mario Witt.
Un riassunto da agosto ad oggi, da quando abbiamo iniziato con 12 ragazze, oggi ne abbiamo 27, quindi sono molto contento delle ragazze, della disponibilità, della voglia che hanno di mettersi a disposizione, la voglia di imparare. Chiaramente non sono tutte, sono molte ragazze non hanno mai giocato a calcio e quindi questo implica il fatto che bisogna lavorare molto sui fondamentali e si tralasciano altre attività come tattica e tecnica, a volte si deve tralasciare. Comunque diciamo che un po' il riassunto, abbiamo anche incominciato a giocare la Coppa e anche due partite del campionato e siamo contentissimi perché non mi aspettavo un risultato subito immediato così veloce. Si può dire che in Coppa abbiamo cominciato così un po' a prendere le misure, abbiamo perso in casa 2-1 con questa squadra di Padova, mentre in campionato sia a Udine che anche a Verona domenica abbiamo fatto veramente bene, una vittoria a Udine, un pareggio secondo me con la squadra che dovrebbe lottare per vincere il campionato, questa squadra qua di Verona che ha tra le file ragazze molto molto esperte, addirittura 70, 71, 74, 76, secondo me sono ragazze che avevano giocato sul vecchio Verona. Diciamo che l'obiettivo principale della società è quello di non di guardare al risultato, ma è quello di cercare di creare un bel gruppo, un gruppo forte, un gruppo che duri nel tempo, perché si sa che il femminile è sempre molto critico, se non c'è un ricambio generazionale si lavora 3, 4, 5, 6 anni e dopo va a spegnersi da solo questo settore calcistico. Ecco, appunto, la società ha molto entusiasmo, mi piace, e piace anche a me l'entusiasmo che ha il presidente, il signor Furlanis, che è organizzatore del calcio femminile, e speriamo di continuare su questa base. Con l'Enduro Country, organizzato dal Motoclub Sabbia d'Oro, questo fine settimana si accendono i motori a Lignano per la felicità di tutti gli appassionati delle ruote tassellate. Sicura la presenza di piloti di livello internazionale. Domenica, dalle ore 9, il via alle prove cronometrate che determineranno l'ordine di partenza. Alle ore 10:30 e 13, le rispettive due manche di gara che vedranno sfidarsi i piloti per questo finale del campionato triveneto. Il Judo Chiaia organizza un corso di difesa personale gratuito patrocinato dal Comune di Portogruaro della durata di 8 lezioni denominato Progetto Difesa Personale e Sicurezza dei Cittadini con inizio il 5 novembre e con proseguimento ogni mercoledì e venerdì dalle ore 20 alle ore 21:15. Svolgimento presso il Palazzetto dello Sport di Via Lovisa a Portogruaro. Il corso prevede la possibilità di un ulteriore approfondimento tecnico ed è aperto a tutti, in particolare alle donne dagli 16 anni in su. Ed è tutto, la linea può tornare alla redazione di Padova. Grazie per l'attenzione, a domani. Grazie allora alla redazione di Portogruaro, io vi do appuntamento a domani 19:45 qui su Caffè 24 per l'informazione sportiva. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi della rete.